Ciao a tutti, eccoci con un nuovo video. Oggi siamo nella Chinatown di Singapore. Chinatown è un distretto della città di Singapore, relativo al quartiere cinese, conosciuto anche come New Kishue in lingua cinese e Kreta Ayer in malese. Entrambi i nomi indicano i carri con cui veniva trasportata l'acqua potabile. L'area tra Pagoda Street e Smith Street è stata agghindata per i turisti, ma la normale Chinatown si estende a sud ed est fino a unirsi con il Central Business District. Tanjong Pagar è la casa non ufficiale della comunità gay, mentre Club Street raccoglie stranieri, specie nei piccoli ma costosi ristoranti di stampo occidentale. Il dialetto cinese predominante qui è il cantonese. L'attrazione principale è Chinatown stessa. Girate per i negozi e guardate le stranezze che vengono vendute, dai Buddha di plastica a cavallucci marini essiccati. Una delle attrazioni principali a Chinatown è il Buddha Tooth Relic. Il Buddha Tooth Relic è una delle destinazioni turistiche più popolari di Singapore e è spesso inclusa negli elenchi delle attrazioni più belle dell'isola. Situato a Chinatown, la sua popolarità è sicuramente aiutata dalla sua posizione turistica privilegiata e dalla vicinanza a Maxwell Hawker, un'altra grande attrazione per i visitatori. Il Buddha Tooth Relic fu costruito per la venerazione pubblica di un dente che fu scoperto dal venerabile Kakapala durante il restauro di uno stupa crollato in Myanmar nel 1980. Dopo aver scoperto il dente in uno stupa d'oro massiccio, gli assistenti del venerabile Kakapala lo portarono a essere consacrato nel monastero di Bandula. Due decenni dopo, la reliquia iniziò il suo viaggio a Singapore quando il monastero di Bandula raggiunse il venerabile Shifa Dao dal Tempio della Pagoda d'Oro di Singapore durante una campagna di raccolta fondi. Nel 2002, il venerabile Kakapala portò la reliquia a Singapore per una mostra che celebrava il decimo anniversario del Tempio della Pagoda d'Oro. La mostra è stata visitata da 300.000 visitatori per la durata di pochi giorni, portando il venerabile Kakapala a donare la reliquia del dente al venerabile Shifa Dao e chiedendo la costruzione di un monastero degno della reliquia, in modo che più buddhisti potessero facilmente vedere e mostrare il loro rispetto ad esso. Un anno dopo, il venerabile Shifa Dao presentò una proposta al Singapore Tourism Board per la costruzione del Tempio della Reliquia del Dente di Buddha sul sito vuoto di Sago Street. Ha proposto che la forma dell'edificio rifletta il mandala e, inoltre, che il tempio includa un museo che espone l'arte buddista della dinastia Tang. Con il pieno supporto del Singapore Tourism Board, la costruzione è iniziata nel gennaio del 2005 ed è stata completata due anni dopo nel 2007. Poco prima dell'apertura nel maggio 2007, il tempio e il museo della reliquia del dente di Buddha si trovarono improvvisamente al centro di una cospirazione dopo che i media avevano messo in dubbio l'autenticità della reliquia. I media hanno citato esperti forensi e dentistici,
che hanno scoperto che le dimensioni del dente erano incongrue con i modelli dei denti umani e più simili a quelle di un grande animale. Alla fine, il venerabile Shifa Zhao ha rifiutato di sottoporsi al test del DNA della sua reliquia e invece ha mantenuto la tenacia della sua fede dicendo: "Ognuno di noi ha opinioni diverse su ciò che è reale, in quanto dipende dalla comprensione del buddismo di ogni individuo." Anche per oggi è tutto, non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto, e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo video qui da Singapore, ciao!